comunque la maestra non era molto regular. Testo. No, cosa sta scendendo? Anima 3. Anima 3. Testo. Osservando questo pezzo di carta mi viene in mente, e il pezzo di carta è questo, non so se lo vedete, eccolo. Che cosa ti viene in mente? Che la maestra si droga, avrei risposto alla luce dei fatti now. E invece ho risposto, perché bisognava dargli corda se non ti dava il voto. Quel pezzo di carta mi fa pensare a una scarpa, oppure a una gondola senza remi. Senti, quasi quasi stasera... La scarpa un giorno al suo fratellino Gondola chiese: senti, quasi quasi stasera andiamo in un ristorante. La scarpa alla gondola, la scarpa alla gondola, cosa? La gondola risponde: ok. Dopo un po' viene sera e la gondola dice: ti dai una mossa, scarpa? Un attimo, mi preparo, mi metto il profumo e poi arrivo. Grazie a cazzo sei una scarpa, un minimo puzzo di taleggio. Dopo un po' entrano nel ristorante, si siedono al tavolo, aspettano che arrivi il cameriere per prenotare il mangiare che vogliono. La scarpa esclama: meno male che dopo tanto il cameriere sta venendo al nostro tavolo per servirci. Il cameriere chiede alla gondola e la scarpa che cosa desiderano. Immaginate un tavolo con una gondola e una scarpa. La gondola dice: io vorrei un bel pollo. La gondola: stimi. La gondola: la scarpa, io vorrei una bella e grande aragosta. Ok. Dopo un'ora arriva il cameriere con il cibo. Minchia, pigliate la comoda, non è perché sono una scarpa e una gondola, puoi fare il cazzo che vuoi, bello. Poi il cameriere chiede se desiderano qualcos'altro, ma la gondola e la scarpa dicono: no grazie. Dica piuttosto, quant'è? Il cameriere: 10.000. Ah vabbè, però è stato conveniente, un'aragosta, 10.000. Allora pagano, ma prima di uscire la scarpa dice: non puoi abbassare i tuoi prezzi, mica 10.000 lire li devo anche abbassare. Gondola e scarpa vanno a casa stanchi, morti, si mettono a letto e si addormentano subito. Ma non ha senso, non ha fucking senso, lo capisci, Stellin del passato? Boh. Questo invece è un libro di religione, anche qua ho trovato delle perle che c'è, ragazzi, fantastiche. È un libro che va compilato. E praticamente c'è questa domanda che il libro pone e dice: Dio Padre è con me, e tu devi mettere quando. Il libro ti suggerisce tipo quando la sera mi addormento, quando eseguo i compiti, quando pranzo, e io ho compilato con quando mi faccio il bagno. Grazie! L'unica commessa è quando mi faccio il bagno. Bello, eh? Complimenti, Ruffina. Poi, bene e male in TV. In TV vedo tante cose belle, ma anche il male che c'è nel mondo. Scrivo nel disegno quello che vedo di male. E qui dovevo scrivere quello che vedevo di male in TV. E ho scritto: le guerre e gli sparatoi. Cosa sono gli sparatoi? Boh. Poi. Cos'è? Leggiamo insieme, confrontiamo la nostra vita con quanto abbiamo letto. La tua vita assomiglia a quella di Gesù fanciullo? E qua mettevo la mia e qua c'era quella di Gesù fanciullo. Gesù parla la lingua ebraica, io parlo in italiano. Gesù gioca con i compagni, io pure. Gesù prega in famiglia, io prego da sola. Gesù parla con Maria, io parlo con la M. Che vuol dire con la Maria? Gesù studia la Sacra Scrittura, io vado a catechismo. Gesù ascolta i grandi, io ascolto tutti. Gesù fa festa il sabato e loda Dio, io faccio festa la domenica. Per ricordare perché Dio ci ha creati, copia e ripeti più volte la risposta. Perché Dio ci ha creati? Questa è la mia risposta. Dio Padre ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo nei fratelli. Cosa vuol dire? E goderlo per sempre in paradiso. Ok, l'italiano e io una cosa sola, anche fuse. Gesù, questo è il quaderno di religione. Gesù guarisce un lebbroso e questo è il fumetto che ho fatto. Questo è Gesù che guarisce il lebbroso e gli dice: tu
no, questo è lebbroso e questo è Gesù. E il lebbroso gli dice: tu, se vuoi, puoi aiutarmi. Scena dopo, ora puoi andare, ma non dirlo a nessuno. Cioè, Gesù guarisce il lebbroso. Come non dirlo a nessuno? Cos'è, un segreto? Scena dopo, tutta la gente che tipo: ehi ragazzi, sapete cosa fa Gesù? Non ho mica capito il mio disegno, ma proprio no. Indovinate come si chiamava la mia bambola? Rosy. La mia bambola preferita. La mia bambola preferita si chiama Rosy. Già pensava a Muniz. È stata la mia prima bambola e l'ho chiamata così perché quando me l'hanno regalata era vestita tutta di rosa. Meno male che non era vestita di marrone, altrimenti la chiamavamo merda. Io sono molto affezionata e tante sere la porto a dormire con me e molte volte anche ai giardini, ma è lei che me lo chiede. Siete lì? No, ma sono sicura che è lei che te lo chieda. Ma certo, non è che la porti tu a lei che dice: per favore, voglio uscire. Sì, sì, e la maestra mi ha anche messo brava. Vabbè, questo era un periodo in cui io praticamente mi sentivo redattrice di un giornale. Intanto avevo un periodo mi sentivo babysitter, un periodo vendilaia, vi ricordate la vendilaia? Questo era il periodo redattrice del giornale, e il giornale è la parodia del giornale tipico di Genova che si chiama Il Secolo XIX, e il mio si chiamava Il Secolo Plof, cioè il plof della merda, il suono del piscio e la scorreggia, cioè, vi giuro. Il Secolo Plof, plof, psh, psh, pf. E dice questo: ciao piscio puzzolente, come mai oggi puzzi così tanto? Perché oggi non mi sono lavato. Ah, chiaro, vi giuro, eccolo qua. L'altro giorno, e questo è l'articolo uscito sul Secolo Plof, psh, psh, pf. L'altro giorno, all'uscita della scuola, abbiamo fatto delle interviste a dei bambini sulla grandezza e il colore della loro merda. Ecco le risposte. 1. Io la faccio di colore marrone scuro, tutta palline. 2. Io la faccio di colore verde, tutta liquida. Sì, più fibre. 3. Io la faccio di colore marrone chiaro, a forma di cilindro, e tra parentesi ho anche aggiunto stronzo, proprio per essere chiaro. 4. Io la faccio di colore verde chiaro e abbastanza soda. La merda soda, giusto. E qua sotto ho aggiunto: l'altra settimana siamo andati a intervistare le mamme e i papà dei bambini che abbiamo intervistato l'altro giorno, giustamente, che cazzo, e le abbiamo chiesto la conferma riguardo a come fanno la cacca. Giustamente, ti puoi fidare del bambino? No, è meglio chiedere anche alla mamma e ai papà. Ora tutte le risposte le riassumiamo in un'unica risposta, 2: i nostri figli hanno detto una cosa giusta. E allora, miscredenti, cazzo, è vero che uno la faceva a palline, uno verde, una liquida, una soda. Fine del Secolo Plof, psh, psh, pf. E sul retro c'è ancora più degrado, perché c'è scritto: ciao cacchetta molla, come stai? Io sto bene, tu? Anche io sto bene. E a lato c'è scritta la stessa cosa con un altro colore. E sotto: ehi ragazzi, vi è piaciuta la mia conversazione tra una cacchetta molla e un signore? Sì, no, e mi sono autobarrata al sì. Metti una crocetta sulla risposta esatta. Mi sono anche barrata al sì. No, ragazzi, ma che disagio c'è? Testo: riflettete sulle letture tratte dal diario di Anna Frank. Chi era Anna Frank? Come ha vissuto? In quale periodo? Quali sono le vostre considerazioni? Riassumere Anna Frank in un pezzo di carta scritto largo? Si può, via! Anna Frank, nata nel 1929, verso il XX secolo, ha vissuto, cancellato, era una bambina ebrea. Anna Frank doveva stare in una stanza piccola, era tedesca ma di religione ebraica. Anna Frank, vediamo un'altra volta Anna Frank. Anna Frank, insieme alla sua famiglia e la famiglia Van Damme, Jean-Claude, stava in una stanza molto piccola senza muoversi. Questo dovevano farlo solo perché sotto casa loro c'era una fabbrica di tedeschi. Cioè li confezionavano in fabbrica. Asknaffe! E se scoprivano che c'erano quelle due famiglie, le uccidevano. Dopo un po', quando era lì, usava il suo diario segreto per distrarsi un po', che poi in seguito chiamò Kitty. Ditemi che è vera sta cosa, io che mi drogavo male.
Col tempo Anna Frank e la sorella Margot dovettero abbandonare la scuola e dovettero andare al liceo ebraico. Poi Anna Frank ricevette una telefonata dall'SS e lei e la sorella Margot scapparono. Poi la polizia Gestapo arrestò la famiglia di Anna Frank per colpa della famiglia Van Da, bastardi Jean-Claude, che li aveva ingannati. Dopo un po' le due sorelle morirono di tifo. Secondo me Anna Frank è una bambina semplice e coraggiosa anche nei momenti più difficili. Anna Frank risulta in quanto 1-2 minuti. Fantastico. Questo disegno ne vogliamo parlare. Vogliamo parlare di questo disegno con scritto sono e chi lo sa. Mistero. Vabbè. E questi ve li ricordate? Chi è che di voi mangiava questi formaggini? I formaggiopoli erano formaggini contenuti dentro a queste bellissime bamboline di plastica. Perché erano troppo pucci. Sono Rino Vigilino. Pelle d'oca. Sono Tina Treccina. Questa qua è Tina Treccina. Sono Gigino lo scemino. Stronzo il capellone. No, questa mi sa che l'ho inventata io. Cioè, c'è scritto veramente così, ma penso di averla inventata io. Dubito che un formaggino si chiami stronzo il capellone, perché è l'unica che non fa rima, l'ho beccata io. Un disegno di una bruttezza rara, infatti ho preso discreto perché fa veramente schifo. Guardate poi gli uccelli tipo in fila. Oh, vai dritto te, portaci tu. Questo è un dettato che, allora praticamente i miei avevano un negozio di rosticceria. In questo negozio ci lavorava anche mio zio, che è mio zio Tony, marito di Claudio, quello che vedete nei video assaggi. Io li adoro, sono trescissimi. E mi hanno sempre trollato e me ne sono accorta adesso guardando le cose. E mai quando ero piccola non me ne ero accorta di essere la deficiente della famiglia praticamente. E gli chiedevo tutto il giorno: mi fai un dettato, mentre lui stava lavorando. Giustamente si era cagato tanto il cazzo che mi ha dettato ciò. Oggi sono andata in negozio con mamma e papà. Stranamente, appena sono entrata, ho salutato mio zio. Mi sarò sbagliata. Quando vado in negozio, il mio passatempo preferito è quello di rompere le scatole al prossimo. Yeah. Di subidire, essere prepotente e altre cose del genere. A volte rompo più del solito, come in questo preciso momento. E l'ho anche scritto senza battere ciglio, fantastico. Ma l'ambiguità di questo disegno? Che cos'è? È ambiguissimo. Ah, dietro ce n'è ancora più bello. Ho un pochino di cerume nelle orecchie e c'è un tizio che si sta cerumando. Che bello, che bello. Ditemi, anche voi facevate questi bei disegni, vero? E questo lo dedico a Muniz. Viva Rosy, happy birthday, hashtag happy birthday. E Rosy era la mia bambola, che si chiamava appunto Rosellina. Però adesso lo dedico a Rosy. Viva Rosy! Che bello questo disegno, che romantico, col braccio della bambina che fa tipo... è tipo una caramella Haribo di quelle alla liquirizia. E questo, cioè avevo 7 anni, io pensavo di essere un insegnante. Ho scritto registro dell'insegnante Stefani, tra parentesi Stefani Pezzulli. Mi ero data anche il nome d'arte e non conoscevo ancora Dani, avevo 7 anni e avevo già previsto il pezzullo di Dani. Cioè, top, topissimo! Bellissimo disegno di io, mio padre e mia madre in campeggio all'Isola d'Elba. La tenda non è mai stata colorata, chi se ne frega. Notare mio padre con il costume tipo alla Tarzan, molto sexy. Bellissimo. Qua l'insegnante ci aveva chiesto di colorare la foto di Arlecchino e ho ben pensato di scrivermi da sola al voto e mi sono scritta ottimo e complimenti per l'ordine di cosa e l'ho portato a casa dicendo ho preso ottimo. Se ne sono accorti in un nanosecondo che l'ho scritto io, perché si vede che è la scrittura di una bambina. Ho fatto una figura di merda epica. Vabbè, perché vogliamo parlare del disegno dipinto su tela del Gabibbo, che ho scritto anche mea sul Gabibbo mea. Vabbè. O questa che è merda raschiata, dovrebbe essere una foglia, ma è merda raschiata con l'unghia palesemente. Io e le mie amiche, io sono quella col costume intero ovviamente, figuriamoci. Paperissima. Ma cosa stavo brasata davanti alla TV tutto il giorno? Sì, sì, cazzo che da fare, lo so che la risposta è sì. Questo l'ha fatto palesemente mia madre. Decisamente, ma anche lei disegna proprio a culo, però vabbè. Un copricquaderno con la figurina di Ambra Angiolini quando facevano nella Rai, che aveva tipo 16 anni, quanti cazzo ne avevano, ne ha 80.000. Che bello.
Quindi di conseguenza anch'io ne ho 80.000. Beh. Di nuovo, viva Gesù, ma qua è più articolato perché viva Gesù, Madonna Dio e Padre Pio Santo. Yeah! Poi, ciao Pollo Stefa. Ciao Polo Stefani. Ciao Polo. Un po' alla fleta. Forse facevo le ordinazioni a un ristorante cinese. Polo, Polo Cantonese, Polo Fleta. Probabilmente. Adesso Stefi. Adesso Stefi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Amiche. Camino. A posto. Camino. Chissà perché. E qua c'è l'elenco delle mie amiche. Allora, prima Emanuela, secondo Lamia, Silvia, Elisa, Diana, Gina e Fede. Minchia, proprio selezionata. Terza, Barbara, Alessandra, praticamente le uniche due rimaste in tutta la classe. Barbara, motivo, perché mi tocca sempre i capelli, come stufa. Alessandra, motivo, perché ruba le cose degli altri e poi dice che non è vero. Sì, una volta mi sono trovata, ve l'avevo raccontato forse, il mio righello con l'acqua dentro, di quelli che li muove, ci sono tutti i brillantini, le cose che fruttano nel suo astuccio, e tu guarda, quello è mio. No, non è mio. Cosa hai detto? L'ho presa per i capelli, ci siamo smenacciate. L'unica volta che ho messo le mani addosso a qualcuno, praticamente, per un righello con l'acqua dentro. Questi sono i disegni che fa mia mamma. Carino, però, dai. Sì. Questo invece è carino. Sembrano tutte un po' Cher le tizie che fa mia mamma. Viva la pace, che bambina puccia, però. Viva la cacca. Ecco, viva la pace e viva la cacca. Mi sembra giusto. Diario segreto di Stefani. Gli scherzi di carnevale, vomito, denti di Dracula, ragno, spray e portachiavi a forma di cacca. Certo, mi sembra giusto. Era un po' che non parlavo di merda, sia mai. Oggi sono andata alla pentolaccia e però quando eravamo lì ho detto mi puoi togliere il vestito e papà e mamma hanno detto di no. Poi sono arrivate sopra a fare dei giochi e ma appena sono arrivata una signora mi ha dato un cartellino blu con il numero 32. Poi ho fatto metà gioco e poi basta. Allora mamma e papà mi hanno portato via. L'unico ricordo di questa pentolaccia è il cartellino con il numero 32. Sì, perché io mi scoglionavo facilmente. Quando andavo, non so se capitava anche a voi, quando andavo in posti che vedevo che tutti si conoscevano già, erano affiatati, soprattutto vestita così da cretina, tipo a carnevale, mi sentivo tipo hi! E quindi già volevo togliermi il vestito per stare più a mio agio. Non me l'hanno fatto togliere. Iniziavano un po' a crearsi le squadre con i numeri e tutto quanto. Io ero tipo no, me ne vado. E quindi, cosa ho fatto a carnevale? Ho preso un numero con il 32 e me ne sono andata. Molto bene. Io ho una bambola che si chiama, volete sapere come? Stronzina. Sì, stronzina si chiama. Allora, volete la bambola che si chiama Fiorilin di Bosco? La mia si chiama Stronzina. Rebus, difficilissimo questa qua per soli pro, eh. Chi ce la fa? E la risposta è merda molla. Merda più molla, disegno di una merda più molla, rebus è merda molla. Certo, di nuovo, viva la cacca, oh yes. Ma perché? Ma perché? Viva la cacca molla, oh yes, però questo è scritto con la mano sinistra, cioè ragazzi, ma che pro sono? Viva Marzio oppure Sailor Terra? No, non ricordo, vabbè. Eccolo qua! Viva Razzo De Gun! I love Razzo De Gun! Fantastico! E questo io non riesco ad aprirlo. Un attimo che ci provo perché non riesco ad aprirlo. Magari è il più bello. Ma che disagio di bambina sono! Vabbè, erano dediche dei miei compagni di classe che hanno visto la legge, tanto frega cazzi. E c'è una dedica di questa bambina che mi stava anche molto molto simpatica. Si chiama Maria Teresa, se mai guarderei questo video. Mi sei sempre stata simpaticissima. Mi ha scritto ti voglio un mondo di bene, Stefi. Ok, fin qui tutto regola. E poi nella pagina dopo aveva fatto un disegno che mi faceva altamente cacà. E cosa fa una persona normale? Dice, vabbè, questo è e me lo tengo. Io no. L'ho modificato come mi piaceva a me e ho scritto come piaceva a me e ho scritto. L'ho fatto io, Stefi, perché come l'aveva fatto Maria Terry, Maria Teresa, non mi piaceva. Ma cazzo, uno ti fa la dedica, te la modifichi tu. Cioè, una cretina rara. Ecco, poi come se così fosse bello, tra l'altro, sì. Carino,
Cara Stefi, sei bellissima. Cara Stefi, ti voglio molto bene. Sei bellissima, stupenda, brava, gentile. Tutta la pagina non basterebbe per descrivere tutto il bene che ti voglio. Sei carina, sei vivace, sei l'amica che mi piace. Ti voglio bene, ma che puncia. E questo è, ditemi se volete altri video in cui vi mostro cose del passato, perché a me fanno troppo ridere, ma io sono di parte, perché giustamente mi ricordo della deficienza mia, però magari non so quanto vi possa interessare, che continui, fatemi sapere. Questo è tutto, ciao, alla prossima. Cosa?